Oggi vorrei prendere spunto da una consulenza che ho fatto ieri online, in cui mi è stato chiesto un pochino la differenza tra cosa inserire nel titolo, cosa nel riepilogo e cosa nelle esperienze, no? Perché mi dicevano, io ho già messo tutto nelle esperienze, il titolo non era personalizzato, ma era lasciato di default, quindi l'ultima posizione lavorativa che LinkedIn mette direttamente. E il summary, il riepilogo completamente inesistente. Allora, io la guarderei da questo punto di vista. La prima cosa che noi andiamo a mettere, ed è la prima cosa che viene guardata, è il titolo. Nel titolo, però, noi abbiamo soltanto 120 caratteri. Abbiamo detto, possiamo decidere di metterla con parole chiave, possiamo decidere di metterla invece scritta come fosse una storia, ma abbiamo pochissimi caratteri. Quindi lì deve essere iper specifico. Andare a inserire che cosa noi facciamo è qualcosa di noi. Quella è la parte come fosse il titolo di un articolo, è la parte che deve catturare l'attenzione e quindi far venire voglia di interagire con noi e approfondire. Poi si passa invece al riepilogo. Il riepilogo, se voi non avete mai inserito nulla, lo potete trovare in aggiungi sezione del profilo. E lì avete però 2000 caratteri, quindi lì ci sono altri video in cui poi lo specifico, ma si può inserire chi siete, che cosa fate, qual è il vostro valore aggiunto, perché una persona dovrebbe scegliere voi, che cosa voi date all'azienda, in che cosa li aiutate. Quindi rimane generico, quindi è un insieme di tutto quello che voi fate, come le esperienze che voi avete fatto vi hanno portato ad essere ciò che siete. Quando poi si va nelle esperienze, si va nello specifico, quindi come ogni esperienza vi ha portato a crescere, che risultati avete raggiunto, che cosa avete imparato e quindi che cosa adesso potete dare ad un'azienda. Quindi sono completamente diversi i modi e le cose che vanno inserite. Riprenderemo sempre le parole chiave, con sinonimi o scritti in maniera diversa, che sia con gli elenchi puntati piuttosto che con lo storytelling, però il titolo iper specifico su magari il settore in cui vogliamo andare a lavorare o esattamente quello che noi facciamo con poche parole chiave, il riepilogo in cui invece andiamo a mettere tutto ciò che è la nostra value proposition e poi le singole esperienze in cui noi specifichiamo che cosa abbiamo fatto in quell'esperienza e come siamo arrivati a. Ovvio che se io ho 5 esperienze diverse, magari da quelle 5 esperienze io ho imparato cose diverse, le stesse cose che io ho messo tutte sommate insieme nel riepilogo. Quindi mi raccomando, non copiate sopra e sotto, anche questo io ho visto. Riepilogo, un elenco di cose che sono state fatte e le stesse riprese, copiate e incollate nelle esperienze, assolutamente no, gli obiettivi sono diversi. La persona guarderà prima il titolo, se poi questo è accattivante va a vedere il riepilogo, se il riepilogo gli è piaciuto e quindi è interessato a noi, magari andrà a vedere le diverse esperienze per capire in che settori abbiamo lavorato, che risultati abbiamo raggiunto, che cosa abbiamo fatto. Quindi mi raccomando, per favore, sono tre cose differenti. Buon lavoro!